pescheria San Galli di Lecco, Pescarenico, Corso Martiri della Liberazione, un'antica galleria storica che apre oggi l'esposizione della prima mostra storica dell'IAM di Lecco. L'IAM di Lecco nasce sulla delegazione della IAM internazionale di Roma, che appunto ha sede a Roma e anche con altre sedi internazionali nel mondo, e oggi abbiamo anche la sede di Lecco con un numero folto di artisti. Il gruppo degli artisti membri che sono presenti in IAM già da diverso tempo e il gruppo degli allievi corsisti che quest'anno hanno deciso di dedicare uno spazio anche piacevole, rilassante al disegno e dare vita a queste meraviglie che sono state ispirate naturalmente allo studio dei classici a cura del maestro Paolo Tagliaferro, che è un maestro di fama internazionale, viene da fuori, viene per fare lezioni in Lecco e quest'inverno ha aperto due corsi, il primo corso sulla tecnica della sanguigna e il secondo corso sulla tecnica della grafite e in particolare sul ritratto. Banca del Tempo Valmadrera da sempre promuove il bello che è nella sua comunità, per cui stiamo creando una collaborazione con IAM e oggi abbiamo ricevuto l'invito a presentare a questo bel evento perché nei prossimi mesi, all'inizio autunno, intendiamo realizzare presso gli spazi di Villa Ciceri, dove Banca del Tempo Valmadrera ha la sede di fronte alla chiesa con il nostro parco e la nostra villa, una serie di eventi, sicuramente una mostra nelle mesi diciamo di inizio autunno, settembre-ottobre. Bisogna accompagnare e sostenere coloro che cercano il bello, coloro che vogliono impegnare il proprio tempo per esprimere le forme di bellezza. Viviamo in un tempo davvero molto difficile in cui le persone sembrano cercare sopra il proprio tornaconto, l'affermazione del proprio potere. Cercare il proprio interesse vuol dire farlo a danno di qualcuno, cercare la bellezza vuol dire cercare un guadagno per tutti. Quindi sono molto contento di questa iniziativa che oggi ha preso avvio e prosegue. L'artista è l'orecchio di Dionisio del secolo in cui vive, perché l'artista è la traccia storica del nostro tempo e deve parlare il linguaggio universale dell'arte a tutti, ed è questo lo scopo dell'IAM. Abbiamo impostato la mostra per valorizzare prima di tutto gli allievi che quest'anno hanno partecipato al primo anno accademico della sede nascente di Lecco e hanno elaborato 2-3 corsi per acquisire la tecnica di base. Abbiamo voluto anche affiancare e valorizzarli con la mostra dei membri dell'Accademia dell'IAM di Lecco, che sono presenti in sala con le loro opere e anche con pezzi di grande valore artistico e storico come Dova, 2 lamine del Settecento, una grafica di Picasso, una di André Masson. Ecco, pezzi importanti, un Matisse, che servono anche a dare lustro e il valore a questa mostra culturale, altamente culturale, che vuole fare proprio da ponte tra il retaggio storico, culturale e artistico del nostro passato e il contemporaneo di oggi.